Evento degno degli annali all'Accademia di Belle Arti di Torino. Va in scena di fronte all'autore, nello splendido salone neoclassico, un atto unico, teatrale, del 1937. Lo Stilita, scritto quasi 60 anni fa. Il drammaturgo presente tra il pubblico, nato a Torino nel 1908, è Tullio Pinelli, straordinario esempio di creatività senza declino. Lavora ancora intensamente, oggi, l'avvocato Pinelli, l'amico di Pavese, l'allievo di Monti, l'antifascista, lo sceneggiatore di Fellini. Tutti gli spettatori, compreso il compagno di studi Norberto Bobbio, lo hanno applaudito con emozione vera. Lo Stilita, apologo di sapore neoclassico sulla fatuità di certe vocazioni, narra di un ricastro, tal Lattanzio, che decide di vivere su una colonna, di farsi stilita, appunto, perché deluso dal tradimento della moglie. Sarà scelta di breve durata, per le vertigini, per l'incapacità ad abbandonare gli agi, per l'indole meschina del soggetto. La stessa colonna, d'altra parte, Lattanzio, se l'era acquistata, per così dire, con degli optional. Diverrà invece, e per sempre stilita, un amico dell'Epulone, Ireneo, povero in canna ma sinceramente incline alla spiritualità, una metafora sulla ipocrisia, come si può ben vedere, e sulla fragilità di certe mode culturali. Molto apprezzati i due giovani interpreti, Marco Toloni e Nicola Bortolotti, nitidamente ironici e da proprio agio nella suggestiva, bianchissima scena progettata dagli allievi dell'Accademia e valorizzata dalle luci di Giancarlo Salvatore. Firma la regia Mauro Avogadro.